Ciao a tutte ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video update di creazioni. È un po' di tempo che non ne facciamo e mi sarebbe piaciuto farvi vedere quello che ho creato nei mesi estivi, fino a ieri praticamente, e farvi vedere appunto come sono venute queste creazioni e sentire un po' da voi i pareri per capire se vi piacciono, se possono andare e via. Allora, cominciamo subito con questa creazione che è una collana, ovviamente, fatta con il cordino. Questo è quello con il nodo, penso che si capisca, tipo scorsoio, cioè che io lo posso allungare o accorciare quanto desidero. Questi sono degli espositori fatti da me con il cartoncino, quindi non sono proprio bellissimi. Comunque, sono utili. Allora, questa collana è stata fatta con il girasole stile Toon che abbiamo fatto insieme in un tutorial. Questi li ho realizzati subito dopo perché appunto mi è venuta in mente questa collana. Mi sarebbe piaciuto fare questa collana un pochino più lunga con il girasole, non proprio da girocollo, ma un pochino più lungo. E poi sono andata ad aggiungerci queste perle per dargli appunto un piccolo tocco di luce. Realizzato in fimo come appunto abbiamo realizzato insieme questo girasole. E questa è la prima, e questo è lo stile Toon, sempre se non mi si ribalta tutto, non mi ribaltare, grazie. Poi vi faccio vedere quest'altra. Allora, questa speriamo che riesca ad inquadrarla tutta. Questa è una collana piuttosto lunga, fatta sullo stile di quello che avevamo visto anche nell'ultimo video che avevo fatto vedere la realizzazione di alcune perle, della quale appunto vi faccio vedere poi quella che è la collana finale. Queste sono delle cialde in fimo, ho realizzato delle cane, poi le ho messe insieme e ho realizzato appunto queste cialde. Questa mi è venuta così abbastanza colorata, sulla base del nero, ma abbastanza colorata. Poi sono andata ad aggiungerci queste che sono delle perle in vetro, questa e questa qui. E invece questa e questa e questa e questa invece sono realizzate in fimo. Spero che si capisca. È appunto una collana piuttosto lunga, poi l'ho terminata con della catena nera. È una collana piuttosto elegante, ovviamente se piace quello che è il colore verde, perché ovviamente il verde risulta essere predominante. Poi sono andata ad attaccarci sopra, l'ho lucidata, e poi sono andata ad attaccarci sopra degli strassini che mi aveva regalato Fiore 98J nel contest. E questo è il risultato. Su questo stile ho realizzato questa, non la metto sull'espositore. Ho realizzato questa, che è quella delle perle che avevamo visto insieme. Allora, questa è sempre fatta, questa è fatta con la catena argentata, è sempre piuttosto lunga, è difficilissimo farvela vedere dietro la telecamera. È piuttosto lunga e questo è il risultato della collana. Magari vi metto poi delle foto di come è indossata, perché metterla sull'espositore. Aspettate 2 secondi, eccola, ce l'ho fatta, l'ho montata sull'espositore in modo tale che possiate vederla in tutta la sua lunghezza. Io spero che riusciate a capire qualcosa. A me piace sinceramente, adesso non è che la vedo molto bene, spero che la luce sia adeguata, il fuoco sia adeguato, perché non riesco a vedere che cosa sto riprendendo. È degradante, come si dice. Ci sono queste cialde che sono più grandi e poi piano piano diventano più piccole, tranne appunto questa che è rettangolare, perché dovete sapere che a me non piace la simmetria, la trovo estremamente banale, e invece la asimmetria mi piace molto di più, è più stimolante, diciamo. E quindi ecco, questa è
un'altra collana che appunto andrà per la sua direzione. Poi vi faccio vedere l'ultima, che è questa. Questa è una di quelle collane che assomiglia un po' alle Lady Breakfast che avevo fatto un po' di tempo fa. Allora, questa è fatta con una bambolina realizzata su una base in resina con all'interno un papavero. E di questo avevamo fatto lo scopriamo insieme e questo appunto è il risultato. E l'ho montata sempre con queste perle in fimo, prendo appunto queste che sono ovviamente in metallo. Alcune sono fatte in vetro e altre invece tipo queste sono fatte tipo con l'estrusore con dei colori piuttosto vivaci. Mi piaceva tantissimo questo colore e ho voluto montarla così appunto come un ricordo di quello che è ormai l'estate passata. Il colore è bellissimo, rosa, rosso, viola, insomma mi piace tantissimo. E quindi niente, ho voluto mostrarvi anche questa. Fatemi sapere assolutamente che cosa ne pensate delle mie creazioni. Mi piacerebbe veramente saperlo perché così almeno è più stimolante per andare avanti. Seguitemi se volete sulla pagina Instagram e su Facebook, sempre come La Dolcezza Vien Guardando. Ho modificato la pagina Facebook, adesso è Lelia Invernizzi, La Dolcezza Vien Guardando. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollicino in su, io se non tocco il tavolo è meglio perché non vi faccio venire il mal di mare. E niente, ci vediamo la prossima volta. Se vi fa piacere, mettete un pollicino in su e io vi mando un grosso bacio. Ci vediamo la prossima volta, appunto come ve l'ho già detto. E niente, basta, bando alle ciance, ci vediamo. Ciao!